serratoni dove volare, anche a lungo giro di serratoni veloci da fare tutti a 100 all'ora, ragazzi, oggi si va a nastro, spettacolo, che storia. Vivamente consigliato per gli smanettoni e per chi vuole fare un giro in rilassatezza. Oh, buongiorno, buongiorno, qua ci sono dei problemi di appannamento colossale oggi. Sembra che faccia quasi caldo, c'è cioè un grado e mezzo dopo il trasferimento, è stato un po' impegnativo. Sono fermato a prendere il caffè per scaldarmi un po', ragazzi. Le manopole sono tiepidine adesso, si percepiscono tiepidine. Fischiano, oh, quanto, lo guanto, la mia salvetta. Bene, sto un po' entrando in temperatura. Oggi sono nel Pavese, giretto nel Pavese, gentile concessione di qualcuno di Wikiloc che taggerò poi nei commenti, perché sinceramente non mi ricordo da chi l'ho preso. Dovrebbe essere un po' un giro lungo il Po, la nebbia la fa da padrona, vediamo, giusto per finire un po' la gomma. Un po' borderline la situazione, non ho ben capito se si può fare o non si può fare. Attenzione, questo primo tratto di percorso non si sa bene se è percorribile o meno. E al momento io mi ci sono avventurato, essendo arrivato fin qua, essendo molto presto al mattino, direi che la probabilità di trovare qualcuno qui dare noia effettivamente. Sì, niente, confermo che siamo partiti male, ripartiamo in cerca di qualcosa. Oggi la GoPro va un po' in crisi, non so se per la temperatura. È la prima volta che succede che si continui a spegnere così di continuo. Oggi giornata un po' particolare, un po' freschina, la partenza un grado, mezzo, zero, meno uno, adesso sono su una media di un paio di gradi. Sono qui sugli argini del Po. Qua oggi la situazione è un po' borderline, normalmente vi porto a fare giretti dove non ci sono divieti, ma non ho ben capito, qua siamo un po' divieti sì, divieti no, sto cercando di capire, mi sa che è più no che sì. È molto da interpretare, io in realtà cartelli non ne vedo, si vedono delle stanghe, ogni tanto ci sono dei divieti, allora cambio strada. E però vedo strade traverse che riportano dei divieti, boh, qua siamo veramente al limite, ma nella realtà dei fatti non c'è niente, non si fa male a nessuno, è un calma, non ho capito, beata ignoranza. Il fresco sta mettendo veramente a dura prova anche la GoPro, che continua a spegnersi, continua a dare batteria scarica. Adesso sono passato alla batteria invernale, le enduro, quelle bianche, così provo anche l'uso col freddo, cosa ne pensa sta GoPro, perché prima continuava a spegnersi nonostante la batteria fosse carica. Quindi 2 gradi, GoPro in crisi, decisamente in crisi, quindi oggi video veramente tirati al limite. Oggi è proprio un giro di quelli da relax, da paesaggio. Che spettacolo, non fosse per questo freddo e la nebbia sarebbe tutto veramente favoloso. In lontananza si sentono dei motori, macchine in pista, cambi sequenziali, tenuta d'astronauta per sfidare il freddo. Questo abbigliamento da Yuri Gagarin nello spazio fino a un grado aiuta a sopportare bene un'oretta e mezza di autostrada, siamo al limite, manopole riscaldate accese al massimo, neanche si sente che sono accese, ma le mani restano borderline, un'ora e mezza, non di più, già 2 ore mi sa che è disastro, di più ci vuole qualcosa di riscaldato decisamente. Oggi sto veramente combattendo con i problemi di appannamento della visiera, proprio incredibile, ingestibile, veramente ingestibile, ho dovuto fare dei tratti a visiera aperta con un grado, mancava proprio l'aria. Si scalda, arriviamo a 3 gradi!
sono un po' ignorante in materia, ma desumo che queste siano delle sorte di dighe per controllare i canali di irrigazione di tutta la pianura. Data di costruzione 1940. Andiamo in gita a visitare questa fantastica costruzione, intanto che mi scaldi i piedi che fanno quasi male. Livello del fiume, speriamo che non arrivi mai a 8,60 m. La piena 17 maggio 1926, quota zero idrometrico. Pensare che questo sarebbe lo zero idrometrico del Po. Molto carino, giusto per fare una mezza giornata differente dal solito. Molto easy, molto paesaggistica la situazione. Questi colori autunnali, ancora una volta autunnali. Il freddo fino a poco fa era pungente, ma da un'oretta a questa parte le temperature si stanno alzando. L'abbigliamento invernale messo alla prova al limite dei gradi. Diciamo che con 5 gradi si va proprio come in primavera. Molto bello, ogni tanto godere di paesaggi diversi dalle classiche colline, montagne, un po' di pianura. Alla lunga potrebbe anche stancare, ma è proprio rilassante. Questa immersione nel nulla fa sognare, puro relax. Andare, gusto della moto, andare. Sogno per antonomasia di libertà, una strada bianca di ghiaia, bianca nel vero senso della parola, e via, liberi, liberi da tutti i pensieri, liberi dal mondo, liberi dai problemi, liberi dal traffico. L'aria frizzante, la moto. Questo sogno di intraprendere un viaggio, il coraggio, perché spesso non è il tempo che manca, non è la capacità finanziaria, ma è solo il coraggio di prendere, partire e andare. Nella realtà dei fatti non ho ben capito se qua è tutto vietato, che cosa, però libertà in un divieto di accesso totale. Lo scopriremo guardando questo cartello che ci dice che cosa. Pericolo, curva, anzi addirittura ci sono dei cartelli stradali, quindi non è così vietata la situazione. Questa è poesia. E sbagliando le tracce vado poi a finire in queste cosine un po' alternative, finalmente un po' di off diverso. Bello bello, però un po' mi stava anche annoiando. Ma guarda che bei boschetti carini alternativi, la mia traccia è qua sopra. Con le gomme un po' lisce, c'è sempre un po' da divertirsi. Molto da divertirsi. Belli questi sterratori, dove volare. Bello. Non volare più qua, ragazzo. Si vola! Va che lungo! Spettacolo!
storia. Tutte le cose volgono al termine e c'è un momento in cui bisogna valutare di girare e tornare verso casa invertendo la rotta. A questo punto, da Castelnuovo Scrivia, mi sono impostato il navigatore su direzione casa, navigazione in linea retta. Vediamo un po' se riesco a proporvi qualcosa di bello per attraversare la Lombardia. Vediamo di attraversare il torrente Scrivia, mi sembrava secco. Non è stata una gran scelta, si poteva anche immaginare. Vabbè, andiamo a cercare un ponte. Sembrerebbe che abbiano voluto chiudere tutti gli accessi. Purtroppo devo accettare che, nonostante che sulla mappa si noti che la strada prosegue da una parte all'altra, devo accettare che devo fare come le persone normali e prendere il ponte, ma vedo delle tracce. Devo imparare a spegnere il quadro della moto, perché un giorno o l'altro resto in mezzo al bosco con la batteria a terra. Questo giro ho deciso di fare la mossa più assennata, farmi una pausa, mangiarmi la mela e intanto andare a vedere la strada, la traccia che ho visto, se effettivamente va di là dal fiume, per evitare di sbattermi troppo. Boh, non sembra andare in nulla di buono, però va avanti troppo, mi tocca prendere la moto. Finisco la mela. Ciao, vediamo un po', se anche sto tentativo non va a buon fine, faccio come le persone normali e vado a prendere il ponte. Anche questo tentativo di andare di là dal fiume è andata male, per fortuna, perché qua era veramente pieno d'acqua, qui dovrebbe esserci un taglio sulla destra. La GoPro fatica a stare accesa oggi, il freddo le fa proprio male. Mentre con le batterie enduro vedo che comunque funziona bene. Diciamo, la temperatura si è scaldata, però le batterie probabilmente rallinano la sacca al freddo a un paio di gradi. Via direzione nord verso casa, anche se sto andando verso sud. Questa mi ha nettamente fregato. TKC Slick un po' in crisi nel fango. Questa c'era segnata sul Navi e addirittura c'è un cartello di una via. Qui ci sono i grossi problemi di trazione ad oggi. Davanti imbarazzante, dietro peggio che peggio. Ecco il trucco: strada ronco, tiro a segno, giustamente divieto a nastro oggi. Tempus fugit, batterie su batterie si sta mangiando qua la GoPro. La traccia la trovate qua sotto, giusto una traccettina relax per girare un po' la Lombardia. Ciao. Ah, dimenticavo, iscrivetevi.
molto bello, molto divertente. Consiglio davvero di fare questo giretto a zonzo per la pianura padana, vivamente consigliato per gli smanettoni e per chi vuole fare un giro in rilassatezza. Divieto di passaggio ai mezzi non autorizzati con sortile strada di Ottobiano. Sono a Ottobiano, la patria del motocross col suo impianto esagerato, piste di motocross a tutti i livelli, piste di kart, mini moto, tanti divieti, tante strade chiuse, è sempre lunga la ricerca di qualcosa non definito. Sto cercando di tornare verso casa. Un problema che sto riscontrando è la massiccia presenza di corsi d'acqua che ostacolano la libera navigazione in direzione di un punto cardinale. Mi sto recando a nord-est, ma spesso mi trovo a zigzagare in cerca di strade che evitano appunto questi quadi, fiumetti di irrigazione. Bella la chiesa! Quasi meglio che percorrere certe statali questa strada, ragazzi! Molto più veloce, molto più scorrevole, i buchi sono allo stesso identico livello. Chilometri e chilometri di rettilineo in direzione nord, incredibile, incredibile. Limite 30 all'ora, speriamo non ci fossero meno. E basta, proprio finito il tempo, stare in giro ancora fino a notte fonda per tornare a casa via terra, ma è impossibile, esiste anche una vita al di fuori della moto. Ciao, iscrivetevi!